Hey Cooge, ben ritrovati al vostro Andralink 91 su Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso Deluxe. Siamo pronti per andare ad affrontare un nuovo perfido nemico all'interno del bosco ghiacciato. Non so il vero nome, perché non potrei mai ricordarmi il vero nome, però ho diversi strumenti, ho dei semi basi, non ho dei Revital Seme. Ah, ce l'ho, dei Revital Seme, tante baccarancia. E Frugal Banda. Qualcosa a deposito però. Vabbè, vediamo un po', insomma, cosa si può fare qui dentro. Sei pronto, Link? Scusami, ho detto di sì. Ah, mi ha selezionato direttamente sotto, va bene. Foresta glaciale, pista innevata, è come pista rocciosa. Ci fa ritornare al punto di partenza, quindi eviterei. Foresta glaciale, non ghiacciata. Ma va bene, poco importa. Sempre che dovremo sopravvivere al freddo e ai Pokémon che la popolano. Vai, Foglie Lama! Questi sono attacchi super efficaci. Doppio Foglie Lama, ottimo. Optimo, doppio team, beccati questo lo stesso. Vabbè però, vai. Quanti ce ne sono in così poco spazio? Sto giocando con un controller diverso perché i Joy-Con sono scarichi e mi sto trovando malissimo. Lo acquistai perché costava una cavolata ed era buono. Da quello che lessi, ovviamente. Poi se si rileva una patacca, beh. Non è che è una patacca, però ci sto molto scomodo essendo abituato ai Joy-Con. I pulsanti sono molto duri. Oh, attenzione. Che succede? Qualcuno si è intrufolato nella foresta. Sarà per questo che i venti gelidi si sono indeboliti? Bisogna intervenire. La foresta va protetta. Oh, devo preoccuparmi. Siamo arrivati a metà del dungeon. Beh, insomma, è andata piuttosto bene fino ad ora, dai. Proseguiamo. Non mi posso lamentare. Altopiano glaciale. Ok, qui c'è una baccastagna che fa sempre comodo, non si può mai sapere. Perché le sonnotrappola si trovano più spesso di quanto non sembri. Eccoci, attenzione, siamo sulla vetta. Ah, chi ci toccherà affrontare ora? È già da un po' che camminiamo. Superato questo punto dovremmo essere fuori. Avanti, manca poco. Ecco, attenzione. Ah? Hai detto qualcosa? No, no. Che strano. Il fatto è che mi è parso di sentire una voce, ma forse me la sono solo immaginata. Tornate indietro. Da qui non passerete. Chi c'è? Chi ha parlato? Non vi permetterò di andare oltre. Tuttavia, se vi ostinate a non tornare sui vostri passi... Ragazzi, quell'albero là dietro è particolare. Proseguite pure. A vostro rischio e pericolo. Ah, che luce! Il riflesso del ghiaccio è accecante! Chi altri se non lui? Il mio nome è Articuno. Sono il custode del gelo. Chiunque minaccia la pace della foresta verrà annientato dalla mia collera. Si compia dunque il vostro destino! Ma io mi chiedo perché ce l'hanno tutti quanti con noi? Non vogliamo fare nulla di male, davvero! E le modifiche alle statistiche sono tornate. È volante ghiaccio, quindi... Una gravel roccia, vabbè. Gravel roccia fa sempre 20 di danno. Invece questa fa molto male. 23 più della gravel roccia. Sì, però. Figlio bello. E dai. Va bene che è meno 4, però. Insomma. Tempo sereno. Non direi proprio. Gelo scheggia e basta. Vorrei provare ad avvicinarmi. Bravissimo.
Bravissimo. No, non bravo ora. Ora cattivo. Aio. E sì. Quale strumento vuoi usare? Evita sempre, io ci perdo perché vabbè, è super efficace, mo. A voglia. Un membro della squadra su Marowak, poverino. Dai. Col neve. È stato un bene che si sia avvicinato. Sta diventando un meme sta cosa. Un meme brutto, ma di quelli brutti brutti brutti. Non so se ho altri Revital Seme. No, perché Marowak finisce KO e non posso revitalizzarlo. È avvelenato, lui mi manca, io vado ancora con fango, vento gelato che mi fa perdere tutti quanti PS. Vuoi tornare al piano precedente e farti aiutare da qualcuno? Sì. Ma da chi? Potrei provare un approccio diverso stavolta. È una causa persa, non capirete che di qui non passerete mai. Ma ti rendi conto? Ci prende pure in giro. L'unico modo per passare è battermi. Se tu ci lasciassi 10 secondi per spiegare che non siamo una minaccia. Davvero, 10 di numero. No? D'accordo allora. Beh, sicuramente così è molto più efficace la lotta. Certo, dovrei usare fango per fargli più danni, ma... preferisco giocarmela safe più che posso. No, no, dai. Uff, che dolor, che dolor, che dolor. Che dolor. Ok, perfetto. Sì, sì. Ma cosa è successo? Si è già svegliato. Ma no. Hai ripreso l'esplorazione. Wow, qui mi ha salvato. Bene. Avevo perso, ma mi ha ripreso da qui un'altra volta. Ok. Ora ti addormenti, vero? Ok, e ti recuperi quei due. E si risveglia subito. No, allora, fammi capire bene. Praticamente, se perdo, mi riparte da qui. Ovviamente, soft resettando. Ecco, ora devo usarla. Ecco, usiamola. Oh, ok, attenzione. Perfetto, guardalo lì come la va. Come va Link, come va. Bravo Marowak. Prenditi i danni per me. Oio, questa fa male. Allora, lanciando il seme dormita. Bene. Usiamo una bacca arancia su Marowak. Ok, perfetto. Fango. E se già sveglia, però è avvelenato, attenzione. Essendo che è già avvelenato. Non... Ma si è già curato? Si è già curato. Possiamo addormentarlo allora un'altra volta. E vabbè, però con sta polneve pure tu. Ta, dormi. Fammi controllare una cosa. Doppia, bravissimo. No, niente. Vai, fango. Super potente. Fagli breccia. Bravo. No, no, ok. Ok, sono ancora in gara, sono ancora in gara. Vai, Revital Sfera. Usa. Perfetto. Sì. Su Link, baccacedro, vai. Bello pieno, bello massello. E fa danni solo a me. Forza, Raya. Io ho stabilenti che praticamente più usi una mossa, più aumenta di più c'è la probabilità che faccia brutti colpi. Sempre che usi la stessa, però. Dai, ci siamo quasi, amichetto mio, non mollare. Non mollare me nel gioco. No, no. Attenzione, non è ancora finita però. Non è ancora finita, mi sono premunito di queste sfere. Vai. Bello. Bello pieno. Da solo attacca.
Oh sì, oh sì! È andata! È andata, quindi... Quando perdi, basta che ricarichi appunto... Basta che esci dal gioco, lo ricarichi, ti va un momento prima di perdere. Tu che fai? Riprovi finché non becchi RNG favorevole, l'avversario missa l'attacco, e tu puoi un attimino giostrarti con gli strumenti che hai. Quindi... È una piccola scappatoia, ma funziona. Perché se no, ragazzi, ogni volta perdi gli strumenti, perdi... I soldi non è che interessano tanto, ma più che altro puoi fare per comprare le aree dei campi base. Però gli strumenti, uno suda a trovarli, non è che li trova così facilmente. Specialmente le bacche arancia. Ora Articuno è con le spalle, con le zampe, è a terra. E ti prego, Articuno, per proseguire dobbiamo attraversare la foresta, non abbiamo scelta. Ti supplico, lasciaci passare. No, non posso farlo. Perché? Perché non possiamo passare? Perché ho il dovere di proteggere il gelo che regna su questa foresta. E negli ultimi tempi la temperatura di questo luogo è notevolmente aumentata. Aumentata? Ma se fa un freddo micidiale. C'è qualcosa che perturba le correnti gelide della foresta. La neve ha cominciato a sciogliersi. Mai in passato le nevi di questo luogo si erano sciolte. Mai. Fino ad ora. Ora. Cioè quando avete fatto la vostra comparsa. Non ho dubbi che siate voi la causa di tutto. Noi non c'entriamo nulla, è solo un caso. Ascolta Articuno, devi crederci. Non è colpa nostra se la neve si sta sciogliendo. Le catastrofi naturali si stanno verificando ovunque. Non solo nella tua foresta. Se i venti non sono più gelidi come prima, non è certo perché noi siamo qui. E queste sarebbero le vostre ragioni? Perché dovrei credervi? Oh! Le vostre parole non hanno valore per me. Rassegnatevi a fronteggiare la mia ira! Fermo! Mettersi di propria volontà contro un Pokémon leggendario è tanta roba. Absol. Non stanno mentendo. Le calamità naturali stanno causando problemi ovunque. Dunque è vero? Non ho dubbi. Io ho la capacità di presagire le catastrofi naturali. Quelle che si sono verificate di recente sono... anomale. Non avevo mai avvertito nulla del genere. E così? Queste calamità stanno perturbando la pace del mondo intero. Capisco. Bene, voglio credervi. Potete passare. Grazie, Articuno. Ma una condizione. Ah. Dovrete porre fine a tutte queste catastrofi. Beh, mi pare ovvio. Non deludetemi. Promesso. Conta pure su di noi, Articuno. Se ne va. Boh. Ci è mancato poco. Grazie, ci hai salvato. Non ringraziatemi. Non c'è tempo da perdere. Bisogna andare a trovare il modo di arginare questi disastri. Se non agiamo subito, gravi sciagure potrebbero abbattersi su di noi. Me lo sento. I presagi sulla terribile potenza di queste calamità sono chiari e talmente preoccupanti da spingermi fin qui. Credo che sia saggio unire le forze. Verrò con voi. Grande! Cosa dici sul serio? Non ricordavo che Absol si unisse a noi. Da paura. Certo. La collaborazione è la chiave per porre fine a questa calamità. Metterò la mia forza al vostro servizio. Grazie, Absol. Livello 28. Oh, cavoli. Quindi sono sottolevellato. Quando mai sono overlevellato? Absol si unisce alla squadra. E conosce anche la specialità piano piano. Non ho idea di cosa faccia, ma va bene. Siamo usciti sani e salvi dal dungeon. Altopiano glaciale. E così? Dopo aver superato la foresta glaciale, la squadra di Link continuò la sua marcia verso nord. Più si spingevano verso nord, più il viaggio si faceva difficoltoso. E più il cammino si faceva lungo e fitto di peripezie. Più a nord del nord cosa c'è? Altro ghiaccio.
Questo sentiero ghiacciato sembra non avere fine. Camminiamo da ore ormai. Anche Marowak sembra esausto. Abbiamo intrapreso questo viaggio dando il tutto per tutto. Mi chiedo come andrà a finire. Stiamo davvero facendo la cosa giusta? Urr, che freddo insopportabile. Qui c'è solo neve a perdita d'occhio. E il paesaggio non cambia mai. Staremo davvero avanzando? Beh, Articuno può volare e quindi sorvegliare tutta la zona, che sembra davvero infinita. E poi non è che noi abbiamo intrapreso questo viaggio di nostra volontà. Siamo dovuti fuggire. Link, stavo pensando, ora sì che ci troviamo in un posto dove nessuno potrebbe mai raggiungerci. Ho la sensazione che non arriveremo mai da nessuna parte. E ormai sono a corto di energie. Che cosa ne sarà di noi? Non preoccuparti, su, non essere pessimista. Chi è pessimista è pessimista, insomma, si arrende più facilmente. Sì, hai ragione. Non ha senso gettare la spugna adesso, dopo tutto il cammino che abbiamo fatto. Scusami, Link. Per un attimo lo sconforto ha avuto la meglio su di me. Io ho fiducia in te. Per questo sono qui al tuo fianco. E lo sarò per sempre. Ti seguirò ovunque tu vada. È una promessa. Già. Marowak ha una fiducia incondizionata in me. Non posso deluderlo. Devo credere di più in me stesso. Che succede? Cos'era quel sussulto? Mi gira la testa. Link, qualcosa non va? E così, alla fine sei arrivato fin qui. Una voce. Qualcuno mi sta parlando. Che sia Marowak? No, non può essere, la voce è diversa. Eppure, mi suona familiare. Dove l'avrò sentita? È Gardevoir. Finalmente. Sei arrivato. Non ti addormentare nel freddo. Beh, se la temperatura scende troppo, il corpo si congela e... Beh, insomma, avete capito, no? Ti stavo aspettando. Gardevoir! Sono così felice. Finalmente ci incontriamo. Ma tu! Cosa... Insomma, Link, che c'è che non va? Che stai dicendo, fratette? I tuoi compagni non possono vedermi. Solo tu puoi farlo. Oltre questo cammino innevato, troverete una catena di irte montagne, tra le quali svetta il monte Surgelo. Sulla cima vive un Pokémon chiamato Ninetales. Sulla cima del monte Surgelo vive un Pokémon fuoco. Ok che il fuoco combatte il ghiaccio molto facilmente, ma... Sul serio? Ninetales? Sì, è in attesa del vostro arrivo. Prevede il futuro? Siate prudenti. Aspetta! Insomma, Link, dimmi che ti prende. Che succede? Hai visto qualcosa? Sì, dobbiamo andare sul monte Surgelo. Eccolo, va, senza che lo dicessi. Ah, ora capisco, è apparsa Gardevoir. Ora si spiega perché avevi lo sguardo perso nel vuoto. Quindi Ninetales esiste davvero, non è solo una leggenda. E per raggiungerlo bisogna entrare e arrivare fino alla vetta del monte, vero? Ah, Link, sono commosso. È bello vedere che i nostri sforzi non sono stati vani. Presto incontreremo Ninetales e sapremo tutta la verità. Finalmente potremo fare chiarezza sul tuo conto, che gioia! Ehi, Link, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Andrà tutto bene. Capisco che l'idea di incontrare Ninetales ti faccia un po' paura. E so qual è il pensiero che ti sta ronzando per la testa. E se fossi proprio io quell'essere umano spietato che ha abbandonato Gardevoir? La tua angoscia è comprensibile. Però ti preoccupi per nulla. Io non ho dubbi. Quella persona non sei tu. Come fai a dirlo? Beh, mi pare ovvio, no? Devo ammettere che in passato ho un po' dubitato di te. Ma ora non più. E sai perché? Beh, in realtà non so neanche io perché. Ma ora non ha importanza. Io so che hai un cuore d'oro. Sai, quel giorno quando ti incontrai nel Bosco Fiorito era un giorno importante.
era il giorno in cui avevo deciso di formare una squadra di soccorso. Riflettendoci ora, ho avvertito come una presenza speciale. Curioso, non trovi? Ad ogni modo io credo in te, Link. E quando arriveremo in cima a questo monte, scopriremo la verità. Avanti, Link. Non ci resta che un ultimo sforzo. Sì, nel prossimo episodio affronteremo quest'ultimo sforzo, Kuge. Vediamo un po' Absol cosa ci dice. Absol sa che c'era qualcosa di speciale in me. Ad ogni modo, Kuge, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!